Questa giornata, dedicata alla memoria e alla riflessione, è stata fissata il 27 gennaio, perché in questo giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'offensiva di Finkenwerder, in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, che è certamente il simbolo delle barbarie che in quegli anni bui hanno colpito non solo ebrei, ma anche testimoni di Geova, sinti, rom, disabili, omosessuali. Oggi ricordiamo la Shoah, termine ebraico che significa catastrofe, immane disastro, come appunto fu lo sterminio del popolo ebraico, e non solo, deciso e pianificato a tavolino dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La Shoah è un mostro che è nato e si è sviluppato non in un mondo barbaro e lontano, bensì nel cuore della civile Europa, dove un'assurda lucida follia ha distrutto 6 milioni di vite umane, cancellando anche radici, luoghi, libri, lingua, sentimenti, usanze e costumi. La giornata della memoria ha esattamente questa funzione, cioè quella di monito nei confronti di tutti per ricordare tutto quanto è accaduto per evitare che possa succedere di nuovo. Sono successe delle cose talmente incredibili da raccontare, stanno venendo meno anche tutti i superstiti dei campi di concentramento, per cui anche le testimonianze dirette vengono naturalmente meno. Ecco, in questa giornata è importante ricordare quello che è successo per evitare che succeda. E se mi chiede se è un pericolo, certo, il pericolo c'è sempre, dobbiamo essere tutti attenti, tutti in guardia, perché purtroppo non si può mai escludere il ritorno di queste cose. Io credo che i giovani siano molto informati, sta poi agli insegnanti, alla società, ai genitori, alle famiglie, far trasmettere questi valori ai ragazzi.